Lo Stil Novo è un'esperienza che nobilita l'uomo e possiamo dire che lo Stil Novo è una corrente letteraria nella quale l'amore diventa un'esperienza interiore. Per questo che ho iniziato il discorso dicendo che è un'esperienza che nobilita l'uomo, perché questa esperienza interiore nobilita l'animo degli uomini attraverso l'amore per una donna. Dante e Cavalcanti sono due grandi stilnovisti, anche se a onor del vero interpretano con chiavi di lettura diverse questo movimento letterario. Adesso capiremo perché. Dante è legato a uno Stil Novo spirituale, nel quale la donna genera pace interiore, pensare a questa donna, anche se non la si potrà mai avere dal punto di vista materiale, però pensare a questa donna, ecco, ci dà pace, ci dà serenità, è un tramite attraverso il quale possiamo raggiungere Dio, mentre Cavalcanti è uno Stil Novo più umano, più denso di sofferenze, è legato ad uno Stil Novo nel quale la donna genera sofferenze, però al pari di Dante è pur sempre un'esperienza interiore. Ecco perché entrambi questi due grandi poeti sono degli stilnovisti. E qui vediamo Dante che pensa a Beatrice. Beatrice, sto volando, sei il tramite che mi fa raggiungere Dio e la purificazione. Perché abbiamo detto che Dante e Cavalcanti hanno due concezioni diverse di pensare e vivere la donna amata. Dante, il tuo cuore è libero dai peccati, per questo voli. Affidati alla provvidenza divina e raggiungerai Dio, ed io sarò il tramite che ti farà raggiungere Dio. Per Cavalcanti, invece, l'amore è un dramma intimo nel quale il poeta si mette a nudo le sue emozioni, quindi il poeta soffre, la donna amata genera sofferenza. In generale possiamo dire che nello Stil Novo vi è un'introspezione interiore. L'amore pertanto diventa un'esperienza da vivere all'interno dell'anima, anche se abbiamo visto che Dante e Cavalcanti lo vivono questo amore percorrendo vie diverse. Però è proprio l'esperienza interiore che accomuna entrambi nel dolce Stil Novo, che dolce poi vedremo che è un'espressione che è stata data da Dante, era lo Stil Novo, ma Dante ha aggiunto dolce e capiremo perché ha voluto aggiungere questo termine. Nello Stil Novo viene esaltata la nobiltà d'animo della donna amata attraverso i seguenti elementi: introspezione, nobiltà di animo e spiritualità, la donna angelo, la donna salvezza. Quindi c'è una forte introspezione, c'è un forte cammino interiore e poi ovviamente viene esaltata la nobiltà d'animo della donna e ovviamente la spiritualità, perché la donna angelo, soprattutto per quanto riguarda ovviamente Dante, è la donna che porta l'uomo alla salvezza, porta l'uomo alla purificazione, porta l'uomo ad avvicinarsi a Dio e alla pace interiore. Fra le maggiori opere dello Stil Novo ricordiamo le seguenti: Le rime di Guido Cavalcanti e La vita nuova di Dante Alighieri. Ovviamente La vita nuova, quando uscì, ovviamente fu una vera e propria rivoluzione, qualcosa che non si era mai letto prima, che non si era mai visto prima, e il frutto della grandezza del più grande scrittore di tutti i tempi, Dante Alighieri, lo possiamo dire senza se e senza ma. Ricordiamo in generale anche un altro grande esponente, Guido Guinizelli. E a onor del vero, Guinizelli è considerato da Dante stesso un maestro precursore anche nell'aspetto legato alla visione della donna angelo, nel quale c'è un cammino spirituale di pace interiore e di raggiungimento di Dio attraverso la donna amata, la donna angelo. Dante aggiunge all'espressione Stil Novo, come abbiamo detto, la parola dolce. Dolce Stil Novo, perché si utilizzano termini delicati, dolci, armoniosi, musicali, escludendo espressioni aspre e poco musicali. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua diven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Cioè, sentite la musicalità di questi versi, no? La bellezza
la musicalità, non c'è un verso aspro, non c'è una parola, ecco, spigolosa in questi versi, è tutto così musicale ed armonioso. Vi è un contatto più sincero con la propria interiorità e la propria vita, e il dolce stil novo di Dante è quello più spirituale, che andiamo ora a descrivere. E vedete, Dante dice: per me tu sei un angelo fra gli angeli, il mezzo tramite il quale arrivo a Dio. Quindi io non ti paragono ad un angelo, tu sei proprio un angelo. E questa è la diversità rispetto alla scuola siciliana, ad esempio, nella quale la donna viene paragonata ad un angelo, ma in questo caso la donna è proprio un angelo. Tu sei come un angelo, no, tu sei un angelo. Quindi è uno stile nuovo, in quanto non imita poeti precedenti, quindi non imita correnti precedenti, è un qualcosa che non si era mai visto prima, questa forte esperienza interiore, l'amore vissuto veramente con una forte introspezione ed una forte interiorità. E Beatrice fa raggiungere il paradiso a Dante soltanto pensandola. È dolce perché utilizza termini dolci, musicali e armoniosi. Quindi dalla mia anima tiro fuori per te parole dolci, delicate, musicali e armoniose. E come abbiamo visto prima, al solo pensiero, ecco, io mi sento in paradiso perché tu sei l'angelo che mi fa raggiungere Dio. Sei il tramite, il mezzo attraverso il quale, pensandoti, io raggiungo una pace interiore e raggiungo Dio. La donna quindi è un angelo che è un mediatore tra l'uomo e Dio, e l'amore è il mezzo che fa raggiungere all'uomo Dio e lo purifica. Questo è il messaggio proprio innovatore del dolce stil novo. Quindi questa forte spiritualità che dà una carica molto forte dal punto di vista interiore all'uomo. Nella visione dantesca quindi vi è un senso di pace interiore pensando alla donna amata, a Beatrice. Per Cavalcanti abbiamo visto che non è così, perché pensare alla donna amata significa avere anche sensazioni umane di sofferenza. Entrambe le esperienze però sono frutto di una forte introspezione e di un forte cammino interiore, e in questo, come abbiamo detto, Dante e Cavalcanti sono accomunati. Pertanto la donna, nella visione poi dantesca del dolce stil novo, non è paragonata a un angelo, come abbiamo detto prima. Nello stil novo dantesco la donna è il tramite della purificazione, è il mezzo attraverso cui l'uomo può raggiungere Dio.